Care studentesse e cari studenti dell'Università di Siena, la rapidità della diffusione del contagio da coronavirus sta destando preoccupazioni sempre più serie. Di fronte alla portata di tali preoccupazioni sono evidentemente necessarie misure straordinarie, la cui pianificazione è stata supportata in questi giorni grazie alle stesse conoscenze scientifiche che siamo quotidianamente impegnati a diffondere nelle nostre aule e a sostenere ulteriormente nei nostri laboratori di ricerca. Per una volta, la politica sembra seguire scrupolosamente ciò che gli scienziati le suggeriscono di fare. Voglio considerarlo un fatto positivo rispetto a quella legittimazione della scienza e della conoscenza che spesso, inascoltati, siamo impegnati a richiamare. In queste ultime settimane, con l'evolversi delle misure restrittive, l'Università si è impegnata per limitare il disagio sofferto da voi studenti. Lo abbiamo fatto tenendo bene in mente l'obiettivo di consentirvi di procedere regolarmente con le vostre carriere, ma abbiamo anche voluto e dovuto tener conto della necessità di assicurare a tutti condizioni sicure per svolgere qualsiasi attività. Con l'impegno dei nostri docenti, del personale tecnico e amministrativo, dei tutors didattici, che ringrazio per l'abnegazione, continueremo a farlo anche nelle prossime settimane, finché la situazione emergenziale non sarà finalmente superata. E confidiamo nella vostra comprensione e nel vostro senso di responsabilità per sopportare le limitazioni e i disagi che inevitabilmente si verificheranno. Permettetemi però di rivolgervi un'ulteriore, ma quanto mai importante, raccomandazione. So bene che la vita di uno studente universitario non è fatta soltanto di lezioni, di studio e di esami, ma che si caratterizza anche per la legittima voglia di socializzare, di godere dei momenti di svago e di fruizione del proprio tempo libero. È una delle parti piacevoli della vostra avventura universitaria che vivete con grande entusiasmo, ed è ciò che rende il nostro Ateneo, ospitato in una città campus a misura di studente, così attrattivo per le migliaia di ragazze e ragazzi che hanno deciso di studiare a Siena. Ma in queste settimane la situazione di pericolo in cui versa il Paese, impegnato a contrastare la diffusione della Covid-19, ci impone comportamenti differenti. Ci impone di mettere per il momento da parte quel desiderio di socializzazione e limitare la nostra voglia di aggregazione. Ci impone di vivere la nostra vita più al chiuso delle nostre case piuttosto che all'aperto nelle nostre bellissime piazze e vicoli. Ci impone di ridurre al minimo i contatti e gli assembramenti, per quanto divertenti ed eccitanti essi siano, proprio perché possano tornare ad esserlo non appena l'emergenza sarà terminata. Ci impone moderazione e soprattutto rispetto di quelle regole che sono state tracciate sulle basi delle indicazioni di persone competenti in virtù degli studi e delle ricerche che hanno portato avanti per l'intera durata della loro vita. Seguire quelle regole significa rispettare la scienza, ma significa anche rispettare quello che tutti voi state studiando per diventare: ricercatori, medici, ma anche giuristi, economisti, filosofi, ingegneri. Seguire quelle regole significa anche rispettare il paese e la città che amiamo, o perché ci siamo nati o perché ci sta ospitando con affetto. Ma significa anche rispettare il vostro futuro o quello che voi pensiate esso possa diventare. Significa rispettare il sogno che state lavorando per far avverare. Seguire quelle regole significa anche rispettare chi in queste ore sta lavorando negli ospedali senza risparmiarsi e sta fronteggiando l'emergenza mosso dalla passione per il proprio lavoro, che in questi momenti si trasforma in vera e propria missione. Confido nel vostro senso di responsabilità, nel vostro amore per il presente e soprattutto per il futuro, affinché tutti noi adottiamo comportamenti coerenti con la gravità del momento che stiamo vivendo. Se seguiamo quelle regole, andrà tutto bene. Grazie per l'attenzione.